Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta con pesto di radicchio rosso. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, radicchio rosso tagliato a listarelle, granella di noci, granella di mandorle, ricotta, aglio, prezzemolo, sale, pepe, olio evo, vino rosso e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'olio e far insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale, aggiungere il radicchio, il sale, il pepe ed azionare il bimby per 3 minuti. 100 gradi, velocità 1. Aggiungere il vino rosso ed azionare il bimby per 3 minuti, 100 gradi, velocità 1 senza misurino. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la granella di mandorle, la granella di noci, il prezzemolo e tritare per 40 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la ricotta, il parmigiano grattugiato ed amalgamare per un minuto a velocità 4. Il pesto è pronto, trasferire in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, preparare adesso la pasta. Mettere nel boccale 1,2 litri di acqua, un cucchiaino di sale e portare ad ebollizione per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere la pasta e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 8 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Scolare la pasta e condire con il pesto mettendo un po' d'acqua di cottura. Pasta con pesto di radicchio rosso. Grazie e alla prossima ricetta!